L'erede della A-Type fu la XJS, presentata nel 1975. Equipaggiata con il motore a 12 cilindri, venne proposta solo in versione coupé, mentre per la versione cabriolet bisognò aspettare ancora diversi anni. La sua linea, aristocratica come in tutte le Jaguar, senza avere la passionalità della A-Type, manteneva quel fascino che solo le auto inglesi sanno emanare. Nel 1981 Tom Walkinshaw, in collaborazione con la Jaguar, preparò una vettura per disputare il campionato turismo nel gruppo A, dove correvano vetture del calibro della BMW 528 e dell'Alfetta GTV6. Questa vettura, denominata XJS TWR, grazie ad una riduzione del peso di ben 300 kg allo sviluppo del magnifico 12 cilindri che garantì 400 cavalli, ottenne ben 5 vittorie nel 1981, 4 nel 1982 e 5 nel 1983, sfiorando per un soffio il titolo. Il titolo finalmente arrivò l'anno successivo, dove la XJS TWR raccolse tra l'altro un'importante vittoria alla 24 ore di Spa-Francorchamps. Avere la passionalità della A-Type manteneva quel fascino che solo le auto inglesi sanno emanare. Nel 1981 Tom Walkinshaw, in collaborazione con il motore a 12 cilindri, venne proposta solo in versione coupé, mentre per la versione cabriolet bisognò aspettare ancora diversi anni. La sua linea, aristocratica come in tutte le Jaguar, senza vettura denominata XJS TWR, grazie ad una riduzione del peso di ben 300 kg allo sviluppo del magnifico 12 cilindri che garantì 400 cavalli, ottenne ben 5 vittorie nel 1981. Jaguar preparò una vettura per disputare il campionato turismo nel gruppo A, dove correvano vetture del calibro della BMW 528 e dell'Alfetta GTV6. Questa vettura L'erede della A-Type fu la XJS, presentata nel 1975. Equipaggiata TWR, grazie ad una riduzione del peso di ben 300 kg allo sviluppo del magnifico 12 cilindri che garantì 400 cavalli, ottenne ben 5 vittorie nel 1981, 4 nel 1982 e 5 nel 1983, sfiorando per un soffio il titolo. Il titolo finalmente arrivò l'anno successivo, dove la XJS TWR raccolse tra l'altro un'importante vittoria della A-Type, manteneva quel fascino che solo le auto inglesi sanno emanare. Nel 1981 Tom Walkinshaw, in collaborazione con la Jaguar, preparò una vettura per disputare il campionato turismo nel gruppo A, dove correvano vetture del calibro della BMW 528 e dell'Alfetta GTV6. Questa vettura, denominata XJS, mentre per la versione cabriolet bisognò aspettare ancora diversi anni. La sua linea, aristocratica come in tutte le Jaguar, senza vettura denominata XJS TWR, grazie ad una riduzione del peso di ben 300 kg allo sviluppo del magnifico 12 cilindri che garantì 400 cavalli, ottenne ben 5 vittorie nel 1981. Jaguar preparò una vettura per disputare il campionato turismo nel gruppo A, dove l'erede della A-Type fu la XJS, presentata nel 1975. Equipaggiata con il motore a 12 cilindri, venne proposta solo in versione coupé, mentre per la versione cabriolet bisognò aspettare ancora diversi anni. La sua linea, aristocratica come in tutte le Jaguar, senza avere la passionalità alla 24 ore di Spa-Francorchamps. Avere la passionalità della A-Type manteneva quel fascino che solo le auto inglesi sanno emanare. Nel 1981 Tom Walkinshaw, in collaborazione con il motore a 12 cilindri, venne proposta solo in versione coupé.